spiego bene. Voi avete la vostra vita, le vostre convinzioni e io vi rispetto. Io ti lascio un messaggio. Vi rispetto. Va bene? Ciao. Adesso metto su io un po' di musica e metterò su pezzi della Carmine Aburana finché Francesco e Silvano vanno a prendersi un caffè. Ascolterete un po' di pezzi di Carmine Aburana, dopodiché riprenderanno la trasmissione Francesco e Silvano che parleranno un po' di ecologia. Intanto vi lascio con la Carmine Aburana e spero di farvi sentire fra i pezzi più belli della Carmine Aburana stessa. Ciao. Questo era il primo pezzo a fortuna, ma adesso vi mando, ecco, gradita e desiderata la primavera, riconduce la gioia, fiorisce il prato purpureo, tutto rasserena il sole, via ormai ogni tristezza, torna l'estate, s'allontana ormai il crudo inverno, si scioglie la neve, la grandine e tutto il resto, si dilegua la bruma, la primavera surge in seno all'estate, infelice colui che di questo non si avvede e non si abbandona a bramosi desideri con l'usbergo dell'estate. Si gloriano e rallegrano in dolcezza di mieli quanti cercano di raggiungere il premio del loro desiderio, obbedienti alla cipride, siano lieti e superbi di essere simili a Paride. E questa che vi manderò adesso sarà il coro della Rotonda di Primavera, uno dei pezzi che mi piacciono molto. Sempre la Carmine Aburana, canzone a ballo, o merciaio, dammi del colore per le guance mie, sì che per me spasmi ogni cuore in amorose fantasie. Ama, casto giovincello, le ragazze belle e dimostra che il tuo zelo sovra gli altri eccelle. Per fortuna così il mondo va, lieto ognun si dice, la mia vita esser dovrà. Nell'amor sempre felice, guardami orsù, o giovincello, per te è il mio sorriso. E questo è un altro coro della Carmine Aburana. Quella che seguirà ora è il canto del naufrago, e dice, ribollendo entro di me, per l'ira veemente e per l'ira veemente parlo dell'amarezza alla mia mente, fatta di materia, son come la cenere degli elementi, simile alla foglia che gioco del vento, mentre dell'uomo sapiente stabilir su pietra le fondamenta del suo edificio. Io stolto son simile ad un fiume che scorre per la sua instabile strada, vado vagando come nave senza nocchiero e come uccello portato dall'aria, né catena né serratura mi trattengono, vado cercando il mio simile, mi unisco agli scioperati, la gravità del mio cuore mi pesa, amo il gioco che è per me più dolce del farvi dei favi del miele, qualunque cosa comandi Venere è per una soave fatica che non abita mai in cuori pusillanimi, cammino per la via larga all'uso della gioventù e mi intrigo di vizi in memori della virtù, avido di piaceri più che di salvezza, son morto nell'anima ma ho curato della pelle la bellezza. E di questo vi mando il canto del naufrago. Il pezzo che segue è La vita nella taverna. La taverna era diventato il luogo di ritrovo dopo la peste e si dimenticava quello che era il domani. E dice la canzone, quando siamo nella taverna non ci curiamo più di quel che è la terra, ma ci affrettiamo al gioco per il quale sempre siamo in sudore. È necessario ora che si sappia quello che si fa nella taverna, ove coppiere il soldo, statemi a sentire mentre parlo, chi gioca, chi beve, chi fa bagordi, ma di quello che s'attarda a giocare, che vi lascia il vestito, chi si rimpagnucca, chi deve indossare il saccone, qui nessuno teme la morte, ma si gioca a sorte per bacco,
prima si beve per il pregio del vino, poi bevono i libertini una volta per i prigionieri, poi tre volte per i vivi, quattro per i cristiani tutti, cinque per i fedeli defunti, sei per le donnette, sette per i soldati nelle selve, otto per i fratelli perversi, nove per i monaci dispersi, dieci per i naviganti, undici per i litiganti, dodici per i penitenti, tredici per i viaggiatori, e per il papa e per il re ciascuno beve senza freno. Beve il padrone, beve la padrona, beve il soldato, beve il chierico, beve questo, beve quella, beve il servo con l'ancella, beve il lesto, beve il pigro, beve il bianco, beve il nero, beve il fisso, beve il vagabondo, beve il rozzo, beve il mago, beve il povero e il malato, beve l'esule e l'ignorante, beve il fanciullo, beve il canuto, beve il presule e il decano, beve la sorella, beve il fratello, beve la vecchia, beve la madre, beve questo, beve quello, beve un cento, beve un mille, poco durano 600 danari, quando tutti bevono senza fine perché bevono a cuor lieto. Perciò tutti ci rodono la carne addosso e saremo sempre bisognosi, ma quelli che ci rodono siano condannati e non li chiamiamo più fra i giusti. E questa è la canzone della peste che stava per arrivare, la peste che era arrivata, e le persone che cercavano il piacere nella vita, il piacere della sopravvivenza, e la taverna era il luogo di ritrovo, non certo la chiesa, ma un luogo dove si potesse dimenticare il presente. E questa è la canzone della grande bevuta. Adesso un po' di pubblicità e poi comincia Silvano. Ciao. Dormire nel modo migliore. Eccoci qua dunque con Silvano, che adesso parte lui con la trasmissione, e io vi lascio nelle mani di Silvano e di Francesco. Allora, gentili ascoltatori, parlerò un po' di argomenti ecologici, i quali non sono disgiunti da quanto normalmente viene trattato in questa sede, in quanto ricordatevi sempre, guardate, che le peggiori fenomenologie dei nostri tempi sono di origine monoteista. Qui ci si potrebbe dilungare. Comunque, io prendo lo spunto da una notizia che è apparsa sulla stampa quotidiana di fine gennaio scorso, secondo la quale il parere di svariati climatologi riunitisi sotto il patrocinio della Fondazione Enrico Mattei ci dice che ci si può aspettare entro pochi decenni, senza specificare meglio quanto pochi siano questi decenni, ma che probabilmente tempo ridotto, un innalzamento dei mari di almeno 20 o 30 centimetri, il che porterà alla lagunizzazione in Italia, soltanto in Italia, di qualcosa come 4.500 chilometri quadrati, dei quali 3.800 sulla costa adriatica padana. Ecco, e lagunizzazione significa penetrazione di acque salmastre del mare Adriatico, di altri mari che salinizzeranno i terreni, li renderanno incoltivabili e causeranno un sacco di danni. Comunque vale l'osservazione che, per quanto la previsione di 20-30 centimetri sia piuttosto ottimistica, adesso vedremo perché, un aumento di livello dei mari di 20 o 30 centimetri sarebbe sufficiente per causare dei danni enormi a vastissimi territori italiani e non italiani. Si pensi all'Europa settentrionale o certe parti dell'Europa settentrionale che andrebbero molto peggio dell'Italia in questo senso, soprattutto le zone costiere del Baltico. Comunque qui si parla di 3.800 km quadrati soltanto in Alta Italia e 4.500 in tutto il paese, che significa la perdita di una provincia, più o meno. Non è poco. Naturalmente qua, da noi, le province costiere della Romagna e del Veneto sarebbero coinvolte in modo estremamente grave. Anzi, quasi tutto il danno sarebbe nel Veneto e nella Romagna. Naturalmente molto potrà essere fatto localmente per limitare i danni con opere di ingegneria idraulica, dighe, canalizzazioni, eccetera, e non dimentichiamo, per esempio, anche questo a rendere, diciamo,
valido quanto stiamo dicendo, che molto potrebbe essere fatto localmente, non dimentichiamo che ancora un secolo fa in Olanda con opere del genere si poteva aumentare notevolmente il proprio territorio nazionale respingendo il mare. Cioè queste cose possono essere fatte, ma costano e ci vuole buona volontà. La laboriosità e l'ingegno delle nostre genti probabilmente saprà in qualche modo affrontare anche questo problema, sempre quando non ci siano interferenze esterne in senso negativo. Rimane il fatto che le cause del cambiamento ambientale non sono gestibili o controllabili soltanto a livello locale o europeo. Questo per disgrazia, sennò qualcosa si potrebbe fare. L'effetto serra, che porta allo scioglimento dei ghiacci polari con conseguente aumento del livello marino, è dovuto solo per metà all'emissione di quei gas serra nei paesi industrializzati e non industrializzati. L'altra metà è dovuta alla deforestazione selvaggia dei tropici, la quale non si fermerà se non con la scomparsa totale delle foreste tropicali. Non si vede come potrà fermarsi, prima che ritornerò brevemente su questo argomento fra pochi minuti, ma comunque di questo passo, fra una ventina di anni le foreste tropicali saranno una cosa del passato. Naturalmente allora diminuirà anche l'emissione di anidride carbonica nell'atmosfera, però intanto il danno sarà fatto, o tanto danno sarà fatto. E che l'effetto serra ormai sia innescato e che abbia degli effetti assolutamente tangibili è un fatto innegabile. Questo imbarga barbare affermazioni di scienziati compiacenti, soprattutto legati a ambienti petroliferi americani, ma non solo, uno dei quali di punta, un elemento di punta in questo campo, un ex verde, certo Bjørn Lomborg, danese. Questo ci assicura, assieme a tanti altri, che il problema ecologico è soltanto un abbaglio, non sta succedendo assolutamente niente, secondo lui. Ah, si vorrebbe sapere chi è che lo finanzia, lui e quelli che come lui ragionano. Sta di fatto che l'Artide, il Polo Nord, e la Groenlandia sono già in uno stato di scioglimento avanzato. Per scioglimento avanzato si vuol dire il 50% circa, che non è poco. Mentre l'Antartide si sta sciogliendo a ritmo galoppante, come non avrà mancato di accorgersi tutti, non avranno mancato di accorgersi tutti coloro che seguono con attenzione la stampa quotidiana. L'Antartide contiene, grosso modo, il 90% del ghiaccio del mondo. E quindi è la chiave di volta delle fenomenologie da inondazione che ci aspettano nel futuro prossimo, non esclusa quella salinizzazione da cui ho preso lo spunto. Se tutta l'Antartide dovesse sciogliersi, cosa improbabile ma non impossibile, si calcola un aumento del livello dei mari di forse fino a 50 metri. C'è stato anche chi ha parlato di 80 metri, ma quello sembra essere un'esagerazione. Cioè, in altre parole, si potrebbe aspettare un aumento del livello dei mari di circa 50 metri se tutta l'Antartide si dovesse sciogliere. Ora, che l'Antartide si stia sciogliendo è un fatto di cronaca. Quello che interessa adesso è sapere di fino a che punto lo scioglimento potrà proseguire, non il fatto dello scioglimento in sé, che è un fatto di cronaca, ripeto. In riguardo, valgo qualche informazione poco conosciuta dal pubblico. È la seguente: l'Antartide, quale noi la conosciamo, è un fenomeno climatico relativamente recente, si parla recente dal punto di vista geologico. L'Antartide è un continente di ghiaccio solo da forse 10.000 anni, il che geologicamente non è un tempo particolarmente lungo. Prima era l'Antartide doveva avere un paesaggio non dissimile da quello che si può trovare nella Norvegia settentrionale o in Islanda. Cioè un paesaggio montagnoso costellato da piccoli ghiacciai, uno qua, uno là.
E la formazione dell'Antartide come continente di ghiaccio sembrerebbe che abbia avuto un aumento catastrofico. Nel modo seguente, che per ragioni ancora che rimangono ipotetiche, però forse dovuto a un cambiamento della direzione dei venti, o una piccola diminuzione della temperatura globale, piccola relativamente, si parla di qualche grado, la temperatura media globale che è quello che ha innescato l'epoca glaciale, allora probabilmente questi piccoli ghiacciai che erano diffusi uno qua, uno da una parte all'altra, hanno incominciato a crescere, crescendo si sono toccati, hanno incominciato a fondersi l'uno con l'altro e alla lunga, cioè, ma non tanto alla lunga, dal punto di vista geologico in tempo brevissimo, l'Antartide è diventata quello che adesso ancora è, un continente intero coperto da una crosta di ghiaccio profonda chilometri. Questa è una teoria già avanzata negli anni 60 soprattutto da glaciologi francesi di notevole peso naturalmente, e che fino adesso non sembra sia stata smentita, anzi la maggior parte dei glaciologi, dei geologi, dei climatologi di un certo livello al giorno d'oggi concordano con questa teoria, la quale sembra essere confermata anche da certi programmi fatti per calcolatore elettronico, di imitazioni, simulazioni a base di dei computer, che sembrerebbero indicare che questa teoria è la più ragionevole. Quindi il punto adesso, il punctum dolens, è che questa teoria lascia intravedere la possibilità che una volta che lo scioglimento dell'Antartide si sia innescato, e che questo sia il caso, non c'è nessun dubbio, l'Antartide si sta sciogliendo, naturalmente non si sa ancora a che ritmo, fino a che punto, eccetera, ma che si stia sciogliendo è un dato di fatto. Cioè, una volta che questo scioglimento sia innescato, ci si può aspettare che prenda un andamento catastrofico anche quello, cioè che l'Antartide, nello stesso modo che si è congelata in brevissimo tempo, potrebbe sciogliersi in un tempo altrettanto breve. Naturalmente non al 100%. A quanto per cento non lo sappiamo. Comunque, sì, lo scioglimento totale dell'Antartide potrebbe portare a un aumento del livello dei mari di 50 metri, e questo è un calcolo ragionevole, conservatore, né tanto poco. Basterebbe che si sciogliesse al 10% per portare a un aumento di circa 5 metri. Cioè quei 20-30 centimetri di cui parlavo all'inizio, cioè calcolati dagli scienziati della Fondazione Enrico Mattei, è una stima estremamente conservatrice. Sì, aspetta. Silvano, non c'è una telefonata, vuoi che la diamo via telefonate? Io fra due minuti avrò finito. Puoi chiamare fra due minuti? Va bene. Sì. Sì, bene. Ecco, quindi quei 20-30 centimetri sono un calcolo estremamente conservatore, basso, e che pure sarebbe sufficiente per causare dei gravi danni. Vabbè, a questo punto vale la pena di dire che qua la protezione della natura in tutti i suoi aspetti è una cosa che sotto il presente assetto socio-economico, che è di tipo derivato dal Vecchio Testamento, dal Talmud, da quello che volete, per cui quella realtà per eccellenza è il denaro e non quella che si vede e tocca, impone che la natura sia distrutta per trasformarla in denaro. Fintanto che esisterà quello che Alain de Benoist chiamava la forma capitale come fatto
fondamentale e impellente dei nostri tempi, difficilmente si può pensare che si possa dare rimedio a queste cose. Bisognerà aspettare che vengano e poi si farà qualcosa che speranzosamente sarà sufficiente per evitare il peggio, però questo è soltanto speranza. Io avrei finito, se qualcuno vuol telefonare io sarò lieto di cercare di dare una risposta anche ai limiti delle mie possibilità. C'è già una telefonata, ecco, ricordo, i numeri di telefono sono 049 700 700 e 049 700 838. Sì, pronto? Sì, buonasera, sono Franco Agrizzina. Sì. Buonasera anche a Silvano. A Silvano. Beh, quello che ti ho detto riguardo le glaciazioni e roba, sì, è molto, può anche succedere, come le famose glaciazioni che sono venute 20.000 anni fa, poi ripetersi, come poi anche sciogliersi il tutto, diciamo, che milioni di anni fa la pianura padana, per chi non lo sa, era sotto acqua fino a Torino. Lo sapevo, però guarda, qui non si tratta di glaciazioni nel senso antico della parola, quasi conseguenze della contaminazione ambientale. Ah, beh, questo che è una roba diversa, insomma. Ecco. Più presto si contamina l'ambiente, più presto arriva questa desglaciazione dei ghiacci, perché con tutte le sue conseguenze. Se già un grandissimo e gigantesco ghiacciaio che dall'Antartide, che proprio si è già distaccato e si deve cominciare a sciogliersi venendo verso l'equatore. Penso che proprio, no, che sia incominciare già da preoccuparsi adesso con l'effetto serra, con l'effetto inquinamento e tutto quello che va a Rio. È ovvio, però, questo da dire che se prima che l'acqua non tocca il culo, come chi dice, la gente non se ne rende conto. Beh, magari si rende conto, però gli fa finta e non rendersene conto perché sei scomodo. E vabbè, ma quando che l'acqua comincia a arrivare già lì, presto puoi aumentare. Sì, appunto, e la gente si sveglia lì a fuori. Ho credo bene. Sì. Perché non so che due anni fa sai che aveva detto per la televisione che un enorme continente glaciale si era distaccato dall'Antartide e si trio a navigare lentamente verso l'equatore, sì, mettendo a repentaglio anche la vita Sì, mesi fa è un altro, non so se ugualmente grande. Queste robe capita due o tre volte all'anno, ormai. Va bene, però se questo qua che trova più a nord che il viene, più verso l'equatore arriva, più presto si scioglie anche i ghiacci, quindi sì, più l'acqua dolce o salata che sia aumenta. Ecco, guarda, il 90% del ghiaccio del mondo è in Antartide. Ecco, e tra poco può essere anche le banco, vabbè. Di sto ritmo, insomma. Vabbè, comunque adesso mi te sento per radio e grazie per avermi ascoltato. Ciao, sento, buona giornata. Grazie a te. Sì, beh, quello delle tematiche ambientali è uno dei problemi, diciamo, del presente più che del futuro, perché il futuro sarà tragico se non si pone ad affrontare il problema. Il problema è come viene anche affrontato, perché quello è la cosa peggiore. Ho appena detto che il problema non può venire affrontato se sotto lo schema economico, sociale, politico che abbiamo sul livello mondiale, che è controllato da certi interessi di tipo strettamente monetario. Queste sono gente che non distingue fra il denaro e la ricchezza vera, che è fatta di cose tangibili. Anzi, se chi di voi conosca il cosiddetto Vecchio Testamento, troverà un odio, ma proprio una roba sconcia contro la natura. Quindi non solo la natura può essere saccheggiata a volontà per ordine di Geova, ma proprio bisogna distruggerla secondo le imposizioni veterotestamentarie. E sotto queste condizioni che ora ci si può aspettare, se non proprio quello che si ha sotto gli occhi in questi tempi? Sì, ma infatti il problema è anche questo qua, che esiste una volontà di affrontare nella maniera sbagliata le cose, cioè quella appunto non di affrontare il problema, ma di trovare un sistema sul problema, di realizzare dei benefici economici. Sì,
non a caso, aspetta, mi viene in mente una roba che è saltata fuori sui giornali, sarà ormai un paio d'anni, siccome l'Artide ormai e agli sgoccioli, non l'Antartide ancora, allora certe compagnie naviere stanno pensando, progettando delle crociere, dei viaggi, dei trasporti dall'Europa al Giappone passando per l'Artide, che hanno subito pensato, cioè loro non si preoccupano del fatto della catastrofe, ma vogliono cavalcarla per far soldi. Sì, ma poi tra l'altro dico anche questo qua, che certe soluzioni sono più costose di soluzioni naturali. Cioè, voglio dare un esempio agli ascoltatori, sì, che è così. Esempio. Allora, tutti quanti sapete che esiste il problema dell'anidride carbonica e la cosa più semplice sarebbe quella di piantare alberi. Sarebbe la cosa più tranquilla, anche perché poi gli alberi possono essere riciclati oltre a produrre ossigeno, possono anche essere riciclati come legname. Beh, la Columbia University si sta studiando di fare una pianta sintetica e vorrebbero appunto piantare 250.000 piante sintetiche per tirare via l'anidride carbonica. Il problema è quello di come smaltire dopo i residui del materiale che verrebbe sintetizzato. Però c'è anche da domandarsi quanto viene a costare dal punto di vista, diciamo, dell'impatto ambientale, chiamiamolo così, e dal punto di vista economico 250.000 piante sintetiche per recuperare l'anidride carbonica, e quanto viene a costare poi lo smaltire questi rifiuti che rimarrebbero. Quando una pianta il costo è molto contenuto, è autosufficiente, basta conservare un po' l'ambiente e non ha problemi di smaltimento di quello che produce. Però siccome una pianta è un sistema più naturale e meno economico, cioè dal punto di vista del guadagno, si vogliono fare le piante sintetiche soltanto per tirare via un problema, quando la cosa più semplice sarebbe o non inquinare o se no usare gli strumenti che abbiamo a disposizione. Ecco, ragazzi, io solo posso fare due osservazioni qui. Intanto è abbastanza ovvio da quanto ha detto qua Francesco in questo momento, io questo non lo sapevo, però si pensa sempre ed esclusivamente in termini di denaro e basta. Cioè il denaro è una specie di riflesso di Geova in mondo, lo sappiamo benissimo, il concetto stesso di interesse è stato inventato dai veterotestamentari e siccome adesso c'è questo punto di vista generalizzato qua al mondo che bisogna far denaro, perché quella, chi fa denaro è quello che dopo morto andrà in paradiso, mentre chi è povero va all'inferno, cioè si ragiona esclusivamente in termini di denaro. In secondo luogo c'è un appunto tecnico, ed è che la gran distruzione di boschi viene fatta essenzialmente nei tropici. Nei tropici l'ecologia è molto diversa da quanto possa esserlo nelle nostre latitudini. Il bosco, cioè la foresta pluviale tropicale, non si rigenera in nessun modo, non è rigenerabile neanche piantando le stesse piante. Una volta distrutta è finita. Ora, il terreno può essere rimboschito, sì, però con un altro tipo di vegetazione. Si possono piantare conifere, si possono piantare bambù, si possono piantare eucalipti, e quelli crescono nel terreno che è festato di foresta tropicale e crescono anche abbastanza bene. Però questo è un tipo di vegetazione che, come produttore di umidità, di ossigeno, come ripulitore dell'atmosfera, è molto meno efficiente di quello che poteva essere la foresta tropicale primeva. Cioè l'unica cosa che ragionevole da farsi sarebbe quello di non disboscare, perché una volta disboscato il danno è irreversibile, ma questo io non vedo come potrà mai essere fatto, perché intanto per impedire che i disboscamenti selvaggi ci vorrebbero delle misure coercitive di tipo draconiano, che non si sa chi le metterebbe in atto nei paesi tropicali, soprattutto in Sud America. E guarda, siamo veramente contro una situazione dalla quale non si vede via di uscita, se non se
dovesse saltare proprio il sistema socio-economico del quale viviamo, che ricordatevelo è una promanazione del monoteismo. Sì, perché c'è appunto che il monoteismo crea anche dei tipi psicologici. Io sto leggendo, fra i tanti libri che sto leggendo, è un libro che parla anche della globalizzazione. Aspetta che c'è una telefonata. Sì, pronto? Pronto? Sì. Sì, io vorrei fare una cotazione, anche perché io ho vissuto tanto in Sud America, in Argentina, in Uruguay. Qui succede un fatto anche molto particolare, quello che sto ascoltando qui al professore. In Brasile, quel programma di quelle persone senza terra, che le chiama senza terra, che hanno cominciato a dare questa terra già qualcosa di 20 anni fa, questi campesini, i contadini che vanno lì, e si riproducono come le mosche, hanno 8-9 figli, e adesso quella terra che le hanno dato non arrivano più a mantenere questa famiglia, e c'è un circolo vizioso attraverso della Chiesa cattolica che non permette un controllo della natalità perché sono tutti cattolici, così eccetera eccetera. Questa storia di Senterra continua a disboscare lo che si chiama tutta la parte dell'Amazonia. Sì. Lo che lei sta dicendo è che c'è una componente, è vero, monoteista di questo tipo di religione, che c'è l'altra contraparte nella missione, diciamo, planetaria di Bush, anche che è l'altra parte del protestantesimo, no? Dell'Antico Testamento e anche questo nuovo. Per quello io penso che lei ha ragione, che dice è monetaria, però ha un sedimento del punto di vista religioso monoteista pericolosissimo. Con questo sistema è impossibile controllare, anche perché Lula, il presidente, che è una persona anche che vuole risolvere qualche maniera il problema, lui è cattolico e non tocca questo problema del controllo della natalità. E vuole dire che questo è come il cane che si morde la coda. Infatti è un circolo vizioso, ma anch'io sono vissuto per più di 20 anni in Sud America. E bene, lei lo sa per meglio e che lo so io, per, lo so perfettamente di cosa parlate. Ma infatti il fatto è anche. Pronto? Sì. Sì, io interrompo l'ascolto. Grazie, ciao. Quello posso aggiungere che i terreni di queste foreste tropicali è un terreno estremamente povero e può sostenere queste foreste tropicali così apparentemente, cioè, realmente così rigogliose, così particolari, è perché le foreste tropicali con una simbiosi speciale di piante specializzate che campano in quel tipo di terreno, eccetera, eccetera. Una volta disboscate, fatti due o tre raccolti, quello non serve più a niente. Sì. Pronto? Pronto? Sì. Buongiorno, signore. Ciao, buongiorno. Vorrei dire che questo incontro riguarda la religione ebraica, riguarda tutto il discorso che ho fatto riguardo alla religione ebraica. Perché i sistemi di comunicazione li bombardano tutti i giorni degli ebrei, dei palestinesi, del Saddam, della violenza, del terrore, della guerra? Tutti perché l'Italia è colpevole di Assalò ebraica, perché gli ebrei hanno la padronanza e il dominio per aver tradito l'umanità anche col patto di Nazar, e la psichiatria con la padronanza, perché non la finiscono di rompersi le palle. E loro contrario, sono i figli, i pacifisti, i innocui, e i figli non è colpa dei genitori, i servi non è colpa del padrone. Appunto, cosa vuoi la teoria del peccato originale. Cosa vuoi per peccare la barra in barbaro con peccato originale? Un altro fardello monoteista è il peccato originale, per cui che ha potentissimo questo peccato originale. Sì. Quando hai convinto qualcuno che è in colpa e che deve espiare, gli puoi far fare quello che vuoi. E naturalmente, abituato a pensare in termini di peccati originali, se ne accumula uno sull'altro. Adesso questo signore qua parlava giustamente anche della Repubblica di Salò, che so io, ma non ha limite il numero di peccati originali che puoi addossare a una popolazione, a un individuo, e più gliene addossi, più lo bastoni e più lo fai, traduci un verme e gli fai fare quello che vuoi, lo derubi, abusi di lui anche sessualmente, gli fai quello che vuoi. Un momento che l'hai convinto che è un disgraziato, che è un criminale,
che è uno che merita niente altro che legnate, lo, gli fai fare quello che vuoi. Sì, ma infatti sai, c'è proprio il discorso della logica che la ricchezza ti porta a Dio ed è ben vista da Dio, e logicamente la ricchezza per loro viene fatta tramite la distruzione, cioè nel senso che anche gli economisti che impongono ai paesi del terzo mondo certe politiche derivano proprio dalla missione missionaria. Stavo leggendo appunto un libro recentemente sul problema della globalizzazione, diceva che chi rappresenta il tipo la Banca Mondiale o il Fondo Monetario Internazionale in realtà sono dei missionari, cioè hanno lo spirito proprio della salvezza, della missione. È gente che se andasse, diceva, in altre strutture economiche guadagnerebbe di più. Loro rimangono in queste strutture perché hanno proprio la vocazione alla missione. E ad esempio una delle cause della distruzione dell'ambiente è perché questi paesi hanno risorse naturali enormi, tipo il legname pregiato, e per farli pagare il debito, i finanziamenti o il rateo di interesse, li obbligano a distruggere proprio l'ambiente per avere dei finanziamenti. Perché è gente che vive in maniera totalmente asettica, cioè proprio vive in una realtà, sai, profetica, in una realtà fatta di denaro. Sì, ma profetica, e di conseguenza sono incapaci poi di percepire anche la realtà, di percepire solo l'ambiente, cioè di vedere anche quello che succede. Cioè, dato per dire, cioè, portava anche un esempio molto concreto di quello che può portare anche certi principi religiosi, lo sconvolgimento di una certa economia. Cioè, ad esempio in Africa, ad esempio, un ambiente che è molto instabile, il fatto che ad esempio certa pastorizia diventa ancora più estesa, perché non per necessità ambientali, non per necessità di alimentazione, ma perché il fatto che c'è bisogno nel periodo dei sacrifici di avere molte, molte pecore grasse. Perché logicamente, sai, durante appunto, cioè, e di conseguenza questa visione religiosa che devi sacrificare pecore grasse, consistenti, cioè floride, implica che i contadini si devono indebitare per acquistare dei cereali, di acquistare degli integratori, e si devono indebitare per produrre pecore per il mercato. Cioè non più in base a un'economia di sopravvivenza o di poter vivere, ma no, un principio religioso che si tramuta anche in un principio economico alla fine. Beh, guardate, l'Argentina, che è un paese che fino recentemente non era terzo mondiale, credo, mi sembra di aver letto in qualche parte, che produce da mangiare sufficiente per una popolazione 10 volte o 50 volte più alta di quella che ha. Eppure c'è gente che fa la fame. Perché? Perché la produzione di cereali deve essere venduta in modo da procurarsi il denaro che serve a pagare il debito internazionale. Quindi qui si ragiona soltanto in termini di denaro, non di sofferenza umana, ma neppure di miglioramento o di manutenzione di un certo livello di vita o di una cosa sensata. Cioè il denaro è qualcosa che ormai è diventato autonomo e distrugge la realtà. Poi sai che è un discorso da fare, sai, se c'è povertà ci possono essere i missionari, sia cattolici sia protestanti, ci possono essere gli aiuti che arrivano, cioè nel senso che certe popolazioni che fossero in una condizione di vita dignitosa probabilmente cercherebbero di realizzarsi in un'altra maniera. Ma se tu poni ad esempio i paesi del terzo mondo, anche ad esempio del Sud America, in condizioni di povertà in cui il reddito pro capite è bassissimo, la disponibilità è inesistente, ti puoi immaginare quanti esempio missionari, sia cattolici sia protestanti, si possono muovere, possono andare lì e con pochi soldi riescono a tirare su finanziamenti non da poco. Sì, cioè anche perché poi vengono a presentarsi, capito, qui in Occidente, ti fanno la campagna per l'8 per 1000 e dire, noi andiamo a aiutare queste persone, ma gli andate a portare la carità, non gli andate a insegnare l'autosufficienza e l'indipendenza. Cioè non fate assolutamente niente, perché tanto per dire, abbiamo visto il caso anche del Vaticano che si è schierato per la rimissione del debito al terzo mondo. Va bene, e quando il terzo mondo non ha una classe politica capace di amministrarsi, il giorno dopo comincia a fare nuovi debiti. Cioè il ciclo si ripete e si ricomincia. Sì, guardate, adesso mi viene in mente il celeberrimo poeta Wolfgang Goethe, che in un'occasione disse che c'è un certo tipo di gente che sarebbero felici se tutto il mondo fosse un immenso lazzaretto pieno di appestati dai quali loro farebbero da infermieri. E questo è proprio il caso di Madre Teresa di Calcutta, per esempio, mi sembra. Sì, mi sembra. Beh, è proprio il modello proprio perfetto, cioè, nel senso, sì, sì, ma sai quanti missionari sono fatti così? Soprattutto proprio, cioè, non interessa dare alle persone la capacità di essere autosufficienti, cioè nel senso, a loro interessa a pagare il loro ego missionario per la loro salvezza,
che poi non è salvezza, perché praticamente passa sempre tramite la distruzione e l'annientamento degli altri, però questo gli permette di guadagnare la vita eterna secondo loro. Permette a loro, loro hanno un tipo di personalità che guazza dentro nella miseria, sì, proprio, ma nell'abbassamento anche, nella miseria, miseria fisica, sì, ma anche psicologica, anzi forse addirittura più psicologica che fisica. Loro ci guazzano dentro agli infelici, ai maledetti, agli appestati, a chi è infelice, perché sì, sta male. È proprio una scelta proprio di metodo, proprio anche perché loro di rimuovere le cause non importa, di scoprire quali sono le cause, perché se pensiamo alle distruzioni fatte a livello mondiale dal monoteismo e dall'antichità, che i paesi vengono distrutti, vengono annientati e non gli interessa assolutamente niente, cioè nel senso che questo è scontato. La quantità di sofferenza, di sofferenza di tutti i tipi che ha causato il monoteismo, credo che non ha parallelo nella storia conosciuta. Quanta gente è stata fatta infelice dal diffondersi della mentalità monoteista, non diciamo non necessariamente delle religioni monoteiste, ma sì, dalla mentalità portata da queste religioni. Ma è una roba allucinante. Sì, beh, poi c'è anche da aggiungere un fattore, che il problema è anche dopo del rapporto con il mondo, cioè nel senso che quando il mondo è soltanto un qualcosa di secondario si può anche annientare, si può anche distruggere, cioè nel senso se c'è una fine del mondo, se c'è una fine dei tempi, cosa importa conservare per l'eternità le cose? Cioè, perché prima o poi avranno una fine, di conseguenza meglio creare una situazione di fine del mondo. Cioè, d'altronde sai, il mondo è stato creato da un dio folle e questo mondo può anche essere annientato, non è secondario. Infatti tu ricordavi l'Antico Testamento. L'Antico Testamento è un esempio classico di quanta poca importanza abbia la mente in tutti quanti gli aspetti proprio. Ma secondo me non è soltanto di quanto poca importanza anche la mente, ma proprio di odio per l'ambiente. Sì. Difatti nel Vecchio Testamento è scritto, mi sembra esplicitamente, non mi ricordo dove, che la natura è qualcosa di impuro, di puro è soltanto il deserto. È scritto nero su bianco, sì, non so, non mi ricordo in quale parte di questo libercolo. Insomma, è una cosa grave. E sì, che ha i suoi riscontri pratici, perché la degradazione dell'ambiente, della natura, di tutto ciò che è bello, che abbiamo davanti agli occhi adesso, è proprio un riflesso di questo tipo di mentalità. Sì, ma infatti proprio è fondamentale quando tu parli già di impurità, è insito che un monoteista può